Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Saluto con affetto tutti voi, i pochi qui presenti e quanti ci seguono attraverso Rete 8 e attraverso lo streaming della stessa rete, che ringrazio. È una solennità di San Giustino celebrata nel tempo della pandemia e dunque con tutte le limitazioni, le precauzioni che responsabilmente noi accogliamo proprio per amore del bene comune, della salute di tutti. Ma oggi nella solennità del Santo Patrono di Chieti e dell'Arcidiocesi sentiamo di dover affidare in modo specialissimo a Dio tutti quelli che stanno soffrendo, che hanno sofferto, e anche chiedere la protezione per quelli che, grazie a Dio, siamo stati risparmiati dal virus. Mettiamo nelle mani di Dio tutto questo, affidiamo anche i defunti, tutto questo per l'intercessione del nostro Santo Patrono, il cui messaggio continua a raggiungerci, come vedremo dalla parola di Dio e nella riflessione dell'omelia, come messaggio di speranza, di fede e di carità oggi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà. Del Padre,
abbi pietà di noi. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che con disegno mirabile manifesti la tua gloria nei santi, concedi, ti preghiamo, a noi che contempliamo la santità del Vescovo Giustino, di sperimentare sempre più la forza della sua intercessione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi, per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da Lui sono santificati». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore,
guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio bastone, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lumen vitae Christus, lumen vitae Christus, lumen vitae, lumen vitae Christus. Carissimi, la celebrazione liturgica del Santo Patrono rappresenta per una comunità cristiana l'occasione propizia per riscoprire la propria vocazione nel disegno di Dio. Giustino era un giovane teatino del IV secolo che si era ritirato sulle alture della Maiella per cercare Dio solo nel silenzio dell'eremo, e aveva poi ceduto l'insistenza dei suoi concittadini venuti a chiamarlo affinché accettasse di divenire loro vescovo e di operare così per la riconciliazione della città lacerata dallo scisma ariano. Obbedendo con fede alle urgenze della carità, Giustino riuscì nella difficile impresa, indicandoci così con la sua vita una triplice via da seguire, che può essere indicata con i tre impegni fondamentali della solitudine, della comunione e del servizio. Tre impegni attuali oggi in tempo di pandemia, forse perfino più che ai tempi del nostro santo patrono, feriti dall'eresia. È il testo tratto dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 20, che ci aiuta a capire anzitutto il senso profondo della solitudine cercata e amata da San Giustino. Si tratta di un separarsi dagli altri per amore loro, vissuto come offerta a Dio e intercessione per tutti. Come l'Apostolo Paolo, nel lasciare la comunità amatissima di Efeso, la affida, abbiamo ascoltato, a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare, di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati, così Giustino si ritira sulla montagna a pregare, ad adorare il Signore, unico vero bene di tutti e di ciascuno, e intercedere presso di Lui per il suo popolo amato. Come Paolo esprime simbolicamente questa missione liberamente assunta, inginocchiandosi e pregando, così Giustino sale sul monte, che nella Bibbia è sempre il luogo delle manifestazioni di Dio, per piegare le proprie ginocchia in una incessante preghiera di ascolto e di lode, di intercessione e di custodia per quanti
ha fisicamente lasciato nella sua città, Teate. Questo era il nome latino di Chieti. La solitudine di Giustino non è evasione, non è nemmeno fuga, ma è un atto d'amore. Analogamente la solitudine richiesta a tutti noi, di fronte al pericolo del coronavirus micidiale che ha colpito tanti nella terribile pandemia, non è né egoismo né chiusura, ma esattamente il contrario. È atto di prudenza, perfino atto d'amore, se rettamente vissuta. San Giustino ci aiuti a vivere il distanziamento che ci viene richiesto fra persona e persona con doverosa responsabilità, con concreta carità, affinché possiamo superare uniti la sfida che questa prova inattesa ha rappresentato e rappresenta per tutti noi. Dunque il distanziamento come esperienza della solitudine, vissuta con amore a Dio e per amore ai fratelli. La vocazione di San Giustino si è espressa poi nel suo impegno per realizzare e vivere la comunione con il suo popolo e fra di esso. Tornato nella sua città come pastore, come vescovo, egli si è prodigato per vincere l'errore degli ariani, per riportare tutti all'unità della fede cattolica. Noi dobbiamo pensare che l'arianesimo è stata una delle più grandi prove vissute dalla Chiesa nella sua storia. Tutto era cominciato ad Alessandria d'Egitto, che era un crocevia di culture, di lingue, di commerci, di pensieri. Lì un prete, Ario, aveva pensato di rendere il cristianesimo più attraente ed accettabile alla cultura pagana, più ragionevole, più accessibile al logos dei greci e alla ratio latina, affermando che Gesù non era il figlio di Dio, era semplicemente un uomo che Dio in qualche modo aveva esaltato per la sua santità. In realtà l'arianesimo rappresentava un cedimento alla logica del mondo, perché svuotava proprio il centro, il cuore del Vangelo, il mistero di Dio che si è fatto uomo per amore nostro, che ha fatta sua la nostra morte per dare a noi la vita, si è caricato dei nostri peccati per donarci la sua grazia. Ebbene, se è stata la carità a spingere Giustino, il santo eremita, ad acconsentire alla richiesta di lasciare la solitudine dell'eremo ricca di amore e di pace per tornare fra la sua gente, è stata la stessa carità a vincere la mente e il cuore degli eretici. Una simile prova di amore non può essere frutto solo della terra. Come ci ha ricordato il brano tratto dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, la seconda lettura che abbiamo ascoltato, da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Dunque la carità, l'amore vero, non è solo frutto della terra, ma viene a noi dall'alto, ed è venuto dall'alto perché a portarcela in dono è stato il Verbo incarnato, il Figlio eterno, fatto uomo per amore nostro. Dunque, negare l'incarnazione di Dio significa svuotare il Vangelo cristiano, ma significa anche negare a noi l'accoglienza di quel dono dall'alto che ci rende capaci d'amare. La carità che vince tutto attraverso l'eloquenza dell'opera del Vescovo Giustino, vinse le resistenze e gli errori degli eretici e riportò la città divisa all'unità della fede e dell'agire concorde. Dunque, da una parte la solitudine come atto d'amore responsabile, di intercessione e di custodia del popolo, dall'altra la comunione vissuta
come testimonianza della carità che viene da Dio e che ci rende capaci di amare al di là di ogni misura di stanchezza, di ogni nostra paura. Infine, il terzo elemento che caratterizza l'opera del Vescovo e Santo Giustino è il servizio. In realtà Gesù in persona ci ha detto nel testo tratto dal Vangelo secondo Giovanni che chi è stato salvato dall'amore non può sottrarsi alle esigenze dell'amore, e cioè appunto a farsi servo degli altri. Rimanete nel mio amore, se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Ora Gesù ci ha fatto capire che amare significa dare la vita per i propri amici. Ebbene, San Giustino ha dato la sua vita, si è fatto servo di tutti, per amore di tutti e di ciascuno, diventando amico di ognuno. Come ci ha detto Gesù, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il padrone. Vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Dunque, l'eloquenza della carità di Giustino, espressa nel suo servizio umile e disinteressato, ha vinto ogni resistenza. Facendosi servo per amore, Giustino ha riportato all'unico amore del Signore Gesù, Verbo incarnato, il popolo diviso delle teate del suo tempo. Lo ha unificato nella pace, nella concordia reciproca, per vivere in unità la lode di Dio, l'accoglienza reciproca, la testimonianza della parola di vita eterna, il servizio della carità che dona e accoglie senza misura. Ebbene, oggi come allora, sarà la carità solidale ad aiutarci tutti nella prova seguita al dramma della pandemia. La scarsità di mezzi e di lavoro, la privazione, perfino la fame che alcuni stanno provando, si vinceranno solo insieme, in uno slancio di carità generosa, di amore condiviso, di reciproca sollecitudine e fraternità, di cui tra gli altri ci sta offrendo esempio significativo la nostra Caritas diocesana. Solitudine, comunione, servizio. Solitudine come distanziamento responsabile e generoso, comunione come attenzione solidale, gli uni agli altri nella barca comune che la prova ci ha fatto riscoprire, servizio pronto e disinteressato. Sono questi i tre impegni che il nostro patrono ha vissuto e ci chiede di vivere con l'eloquenza significativa della sua vita. Possa lui stesso ottenerci di viverli come li ha vissuti lui, per aprirci a un nuovo inizio e una rinnovata speranza per tutti. E quanto gli domandiamo, pregando con fede e umiltà. San Giustino, nostro patrono in cielo, intercedi per noi che ci affidiamo alla tua protezione. Ottienici da Dio l'amore alla vita interiore, per imparare ad ascoltare la voce della verità ed obbedire ad essa. È una grande carità che ci faccia operai di giustizia e di pace nell'attenzione ai più deboli, nel servizio al bene comune. Aiutaci, con il tuo esempio e la tua intercessione, a coniugare le due fedeltà alla terra e al cielo, al mondo presente della nostra città e della nostra terra amata e a quello futuro della Gerusalemme che scende dal cielo per la vita eterna. Amen. Alleluia.
Ed ora rinnoviamo il nostro atto di fede, quella fede che attraversa i secoli, che ci unisce agli Apostoli, quella fede che Giustino ha testimoniato. Quando 15 più anni fa arrivai in diocesi e pensai di donare alla nostra chiesa diocesana un nuovo busto di San Giustino, il maestro Primavera, l'artista che lo fece, ebbe l'idea di mettervi dei segni, il pastorale, l'anello, la mitria, che riprendessero quelli con cui io ero entrato in diocesi. Quasi a dire che i vescovi passano, ma il vescovo è uno solo, è Cristo, che con la sua carità ci guida, che ci chiama ad accoglierlo nella fede. Ebbene, questa fede che attraversa i secoli, che ci unisce tutti nella comunione non solo sincronica, cioè attuale, ma anche diacronica attraverso i secoli, che noi ora professiamo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu pure crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dio ha suscitato una schiera innumerevole di pastori, segni viventi del Cristo, guida e maestro dell'umanità. Chiediamo a Lui di moltiplicare i Suoi interventi misericordiosi per la crescita della Chiesa e la salvezza del mondo. Diciamo insieme: guidaci, Signore, nella via della vita. Guidaci, Signore, nella via della vita. Per il Papa, i Vescovi e i loro collaboratori, perché diventino con la forza dello Spirito e la santità della vita docili strumenti del Cristo, unico pastore del gregge loro affidato, preghiamo. Guidaci, Signore, nella via della vita. Per gli evangelizzatori, i missionari, i catechisti, perché ricevano in dono la franchezza evangelica e portino agli uomini e alle donne del nostro tempo il lieto annunzio del Vangelo, preghiamo. Guidaci, Signore, nella via della vita. Per tutti coloro che esercitano il ministero nella Santa Chiesa, perché docili alla voce dello Spirito, siano perseveranti annunciatori della parola, preghiamo. Guidaci, Signore, nella via della vita. Per intercessione di San Giustino, ti preghiamo, Signore, di vincere il flagello di questo virus, di accogliere nella tua misericordia coloro che sono defunti, di guarire gli infermi, di preservare i sani e di sostenere chi opera per la salute di tutti, preghiamo. Guidaci, Signore, nella via della vita. Per tutti i fratelli e le sorelle del popolo di Dio, perché vedano aumentata sotto l'azione dello Spirito il senso dell'appartenenza ecclesiale, insieme all'annuncio del Vangelo ed alla testimonianza della carità, preghiamo. Guidaci, Signore, nella via della vita. Guarda, Padre, la Tua Chiesa, che in San Giustino celebra il mistero dell'umanità rinnovata nella Pasqua del Tuo Figlio.
Fa che si riveli al mondo come sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga, che anticipa nella speranza le nozze eterne. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sorelle e fratelli, pregate perché questo sacrificio mio e vostro sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le offerte del tuo popolo che ti presentiamo nella solennità di San Giustino e concedici di sperimentare il sostegno del tuo amore per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Noi vogliamo oggi esaltarti nel ricordo del nostro santo Vescovo Giustino, che per i suoi meriti rendesti glorioso. Pastore attento, rifulse alla tua Chiesa quale provvida luce nella notte oscura del mondo. E animato da un grande amore, fu per il gregge a lui affidato specchio di vita e modello di ogni giustizia. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Bruno e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, San Giustino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nella gioia dello Spirito preghiamo come ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma di soltanto la parola di Dio sarò salvato. Lui mi sento sicuro.
loro. Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male, perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo incastro. Preghiamo. In questa solennità di San Giustino ci siamo nutriti, Signore, del pane del cielo. Concedi che ciò che celebriamo nel tempo possiamo gustarlo nel giorno dell'eternità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per quelli che ci hanno seguito attraverso il mezzo televisivo, lo streaming, l'invito è a vivere la comunione spirituale. Cioè a unirsi profondamente nel proprio cuore con tanta fede al Signore Gesù, perché Lui che qui abbiamo potuto ricevere in pochi nel pane della vita possa abitare nei vostri cuori e ispirare le vostre scelte, sostenere i vostri passi, consolarvi e donarvi salute e pace nel momento della prova. Ed ora a tutti la benedizione del Signore, garanzia di questo abbraccio fedele della sua misericordia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione di Maria Santissima, Madre del nostro popolo e di San Giustino, nostro patrono, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa di San Giustino a tutti quelli che ci hanno seguito, alla nostra Chiesa diocesana. La sua intercessione ci ottenga di camminare con fede, carità e speranza viva in questo tempo di prova. Amen.